Ben ritrovati di nuovo su Review in You. Dopo tanta attesa, oggi un video dedicato agli appassionati di home gym. Sono in tanti quelli iscritti al mio canale che appunto hanno condiviso com'è questa passione per l'home gym. Hanno sicuramente visto anche il video del rack 900 della Decathlon e oggi vi vado a mostrare il Dips Kit che ho acquistato per integrarlo al mio rack 900 della Decathlon. Piccola precisazione: queste maniglie per fare i dips sono appunto del nuovo rack, fanno parte del nuovo rack, cioè il Corent. Questo è il nome. Il rack 900 della Decathlon, che trovate recensito nel mio canale, ormai non è più commercializzato e quindi c'è il nuovo modello che in termini di prezzi più o meno siamo lì, ma ha qualche caratteristica che appunto lo differenzia dal vecchio rack. Ad esempio, se non erro, la parte appunto che permette di effettuare, la parte della carrucola che vi permette di effettuare esercizi della corda o comunque anche i vari esercizi per il dorso non è più presente. Andiamo ad aprire la scatola, è bella pesante e vi dico già che io inizialmente, per chi mi ha seguito e ha visto i miei video, volevo costruirmelo da solo, volevo costruirmi ispirandomi un po', diciamo, al Deep Station, quella là a forma di horn corn, a forma di corna, ecco. Per capirci, volevo appunto cercare di crearmela da me con un progettino che avevo già concretizzato, eccetera, ma poi non ho trovato appunto il tempo materiale e soprattutto la persona che eseguisse questo progetto, che mi saldasse il tutto. Quindi adesso, perché no, sono uscite le maniglie, vanno benissimo per il rack, sono anche a prova con la totale sicurezza che si può avere quindi da questo prodotto venduto sul mercato, e quindi ho scelto di acquistarlo. Il prezzo è comunque contenuto. Andiamo a vedere. Allora, 33x38x19 cm, questa è la maniglia, 150 kg, quindi se volete zavorrarvi con i vari pesi non c'è alcun problema. E questi sono gli esercizi che ovviamente ci permettono di allenare la parte dei tricipiti. Mi potete però anche appendere in questo modo e fare i sollevamenti, quindi potete anche giocare appunto sull'altezza del rack. Vanno bene quindi sia sul rack nuovo ma anche sul rack 900 vecchio, e devo dire che questo fatto mi ha proprio spinto ad acquistarle. Stavo ovviamente guardando se ci fosse qualche altra indicazione, ma è tutto qua. Allora, mettiamo un attimo via libretto di istruzione e andiamo a vedere la maniglia. Ci sono ovviamente due maniglie. Caspita, è davvero pesante, ragazzi. È davvero pesante. Come vedete, l'interno sembra essere anche pieno. Questa è la maniglia per la parte sinistra, 150 kg riportati anche qua. E come funziona? Si va semplicemente a incastrare all'interno questo, diciamo, questa parte va inserita nel buco e poi si va a ruotare e vi permette appunto di inserire in questo modo. Adesso sto notando qua che c'è una parte che secondo me è semplicemente decorativa. Non sento, diciamo, una differenza al tatto, almeno apparentemente. Quindi è semplicemente una questione estetica. Potete rivestirle, però, ovviamente, se volete avere un maggiore grip, con del nastro isolante, lo vedete un attimo voi. In mano, come si presta? Scusate per il dito che mi sono tagliato, ma sembra una buona impugnatura, devo dire la verità. Ovviamente vi ha riportato la R di destra. Ok, sarà interessante vedere quindi anche una volta applicate sul rack la distanza, se si presta. Allora, la particolarità
dovrebbe essere data dal fatto che, se notate, non è proprio dritta. Quindi una volta che la piazzate, adesso facciamo un esempio, riferendoci sulla linea del cartone, ok? Questa, una volta che è posizionata, se notate, la sbarra non sale su dritta, no? Ma è inclinata, e questo vi permette quindi, a dipendenza di dove impugnate la sbarra, quindi a dipendenza di dove avete la presa, potete regolarvi e avere quindi una posizione che più vi si addice. Bene, adesso andiamo a montare le sbarre per fare le dip direttamente sul rack 900, che come vedete è ancora in fase di assemblaggio perché ho smontato e rimontato il rack in un'altra stanza, e quindi devo un attimo sistemare ancora il tutto. Prima sbarra L, quindi sinistra, e la mettiamo qua sulla parte sinistra del nostro rack. Come vedete, vi potete orientare in questo modo, scegliete liberamente la vostra altezza che più preferite, andate semplicemente a mettere questo perno, inclinando un attimo la sbarra in questo modo, quindi lo dovete un attimo piegare. Adesso sto operando con una mano, però è molto intuitivo. Una volta infilato, come vedete, c'è questo sistema di aggancio, così che quando voi rilasciate si va a bloccare ed è veramente stabile. Ok, posizionatelo, adesso l'ho posizionato qua, prendiamo l'altro, destra, siamo su sotto il 90 e operiamo nello stesso identico modo. Quindi vado a infilarlo qua, sono andato un po' troppo sotto, poi come vedete io mi vado a segnare sempre anche con... Mi sono andato a segnare con un pennarellino i vari segni per avere un riferimento. Quindi quando vado a montare poi anche il porta sbarre, eccetera, cioè il porta bilanciere, c'ho già i riferimenti, chest, military, squat, eccetera. Ok, sono andato a montare pure quello sulla destra. Come vedete qua c'è sempre questa texture carina. E anche questo qua è molto stabile. Abbiamo quindi i dips che, come vi dicevo nel video di prima, sono fatti in modo che vi potete orientare con la presa. Quindi in questo modo scegliete voi se aggrapparvi qua o qua. La cosa bella è che potete regolarvi in altezza e poi potete anche adoperarlo non solo per fare i tricipiti, quindi operare in questo senso, ma anche potete spostare direttamente le sbarre più in alto e ovviamente lavorare nell'appendervi ed alzarvi. Quindi per intenderci potete andare, non so, a metterlo qua e una volta messo vi aggrappate, potete tirarvi su. Ok, in questa posizione. Non solo quindi avete la possibilità di farlo qua, ma anche di farlo in questo modo. Io devo dire che l'ho provato prima, adesso non riesco a fare un video mentre ci salgo sopra, ma sono veramente stabili. Poi per il prezzo che costano, ne vale veramente la pena. L'interno è chiuso e devo dire che sono stabilissimi, quindi come vedete non c'è gioco. Sono veramente efficaci. Quando vi appoggiate anche col peso non ne risentite. Poi c'è il sistema di sicurezza che in un modo o nell'altro non si muove, come vedete, e quindi ve li consiglio. Concludo il video dicendo che un altro aspetto molto interessante è che non vi occupa spazio, nel senso che se vi dovete comunque allenare potete pensare di prendere il vostro dips kit e attaccarlo ad esempio qua in questi fori, e quindi rimane all'interno e non vi crea problemi
in alcun modo, quindi lo potete posizionare all'interno dello stesso rack senza che vi crei fastidio. Vorrei fare, se avessi un attimo di tempo, sono pieno di impegni, qualche video dove vi mostro tutti gli attrezzi che comunque sono andato ad aggiungere al rack, quindi portadischi aggiuntivi, la catena per effettuare diversi esercizi, quindi se vi interessa lasciate un like, iscrivetevi, fatemelo sapere qui sotto, che mi piacerebbe portare appunto alcuni esercizi che si possono fare, perché è davvero completo adesso che si possono anche allenare i tricipiti in questo modo facendo le dips, è veramente completo di tutto.